non era una cosa imprevista. Lo dico con molta chiarezza. Poco tempo prima, subito dopo l'uccisione di Lima, a Palermo, con il capo della polizia lanciamo l'allerta alle forze dell'ordine e ai responsabili dell'ordine della sicurezza sul territorio. E sottolineai in quel momento al Parlamento, riunito in commissioni congiunte, in termini straordinari, ricordo che eravamo in campagna elettorale, e io fui subissato da accuse di leggerezza, di perché mi ero permesso di denunciare il pericolo verso cui stavamo andando. Buonasera a voi tutti che ci seguite. Oggi 27 maggio 2020, collegamenti di eccezione anche oggi su Liberi TV, per questo Liberi a casa in epoca di Covid, collegati con Vincenzo Scotti, presidente della Link University, e come ormai quasi di consueto con Pierpaolo Signeri, che conoscete benissimo. Anche il presidente Scotti lo abbiamo avuto in un'intervista in passato su Liberi TV. Grazie a voi di essere qui su Liberi TV. Prendendo lo spunto da un articolo che il presidente ha pubblicato su formiche.net in occasione del 28esimo anniversario della strage di Capaci. Il presidente Scotti era uno dei protagonisti in qualche modo della vicenda politica dell'epoca, essendo il ministro dell'interno, e compaiono in questo articolo anche altri personaggi, Gerardo Chiaromonte per esempio, che è presidente della commissione antimafia dell'epoca. E abbiamo parlato qualche giorno fa in un'intervista con Claudio Martelli, che era ministro della giustizia. Ci sono anche alcune rivelazioni che poi insomma svilupperemo nel dibattito. Io nella parte introduttiva vorrei ricordare ovviamente che l'anniversario è appunto della strage di Capaci, in cui morì Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Una vicenda drammatica, è una tappa diciamo della storia dell'Italia, della Repubblica, piuttosto buia, su cui si sono fatte molte considerazioni politiche, in parte poi quando ci sono il periodo dell'anniversario si rinnovano, e si rinnovano anche con questi articoli, in questo articolo del Presidente Scotti. Ecco Presidente, così giusto per introdurre, lei parla e narra in qualche modo delle ore subito dopo l'attentato. Ecco, che atmosfera si respirava e soprattutto le istituzioni come venivano percepite in quel momento, in quei giorni dalle persone? Beh, un momento drammatico, una situazione che come una cappa di piombo calata sul paese improvvisamente. Però non era una cosa imprevista, lo dico con molta chiarezza. Poco tempo prima, subito dopo l'uccisione di Lima, a Palermo, col capo della polizia lanciammo l'allerta alle forze dell'ordine e ai responsabili dell'ordine della sicurezza sul territorio. E sottolineai in quel momento al Parlamento, riunito in commissioni congiunte, in termini straordinari, ricordo che eravamo in campagna elettorale, e io fui subissato da accuse di leggerezza, di perché mi ero permesso di denunciare il pericolo verso cui stavamo andando. Non dimentichiamo che in quel momento si era aperto uno scontro duro tra lo Stato e la mafia. E io avevo posto
poco tempo prima ancora alla Commissione Antimafia l'interrogativo politico ai deputati e senatori cosa volessero fare. Forse se avessimo scelto la strada della Pax mafiosa cosiddetta, di trovare un certo ammorbidimento lo scontro tra Stato e mafia, potevamo avere meno tensione, mentre invece, avendo scelto una strada estremamente dura, che si vide che ebbe un suo segnale preciso quando la Suprema Corte di Cassazione rimise in libertà per decorrenza dei termini di custodia preventiva tutti i boss condannati all'ergastolo dopo il maxi processo di Palermo. Per ricordare, era il grande processo organizzato da Falcone. Falcone era sgomento, perché il mettere in libertà significava dimostrare che alla fine lo Stato era il più debole. Io dissi in Parlamento: attenzione, quello è stato l'atto di guerra da parte del governo di proporre un decreto legge che rimise in carcere tutti i boss, con un'operazione delle forze dell'ordine straordinarie nel silenzio assoluto. E io posi l'alternativa, lo ripetevo, cosa si vuole? E quindi eravamo alla vigilia della strage di Capaci. E io dissi: guardate, noi avremo da fronteggiare momenti terribili, che saranno dolorosissimi al paese e alle forze che sono impegnate nello scontro con la mafia. Noi dobbiamo sapere cosa vogliamo, se convivere o aprire lo scontro. Questa era l'alternativa, non ne facciamo illusioni, io non giudico trattative, non trattative, cioè c'erano da scegliere una strada politica di condotta e di gestione nella lotta alla mafia. Sia io sia Di Martelli ci ponemmo in questa posizione e lo dicemmo ai nostri colleghi di governo, io lo dissi in Parlamento. E quando mi accusarono di essere un esagitato, uno che si allarmava per poco, in un certo senso, oppure avesse mania di protagonismo in un momento come quello, io dissi: guardate, non ci siamo. Quella sera a Palermo, di fronte alla strage di Capaci, io ripassai, mentre portavano il cadavere di Falcone a Palazzo di Giustizia, dissi: vorrei capire adesso se c'era esagitazione o se io non avevo fatto fino in fondo un'azione per bloccare o per, da una parte, e attenuare lo scontro, oppure non essermi reso conto che quello scontro portava a quelle conseguenze. Non era ancora avvenuto via D'Amelia, non erano venuti quella tensione che poi caratterizzò quei 2 anni e mezzo che con Falcone vivemmo insieme per mettere in piedi una, non delle misure straordinarie, ma nel cambiare ordinamenti e mettere in piedi lo Stato con le armi adeguate a combattere
la mafia. Intervengo un attimo, Presidente, perché le sue parole molto toccanti, anche molto stimolanti, mi hanno fatto pensare ai miei studenti di oggi, perché insegno, sono professore e docente liceo, e quindi i miei studenti, anche quelli che quest'anno avranno gli esami di Stato solo con l'orale, per quello che abbiamo passato, eccetera, conoscono questa storia soltanto per averla letta o vista in TV raccontata, e credo che sia importante quanto lei oggi dice, ripete, racconta, anche con alcune novità importanti, alcune rivelazioni importanti, perché quello che mi sta a cuore è far capire ai ragazzi di oggi, ai quindicenni, sedicenni, ai diciottenni di oggi, quello che è successo in quel momento, perché per alcuni che l'hanno vissuto, quelli erano momenti di cronaca, ma ormai dopo 28 anni, da quella strage di Capaci, comunque di quegli anni, dal 92, sono passati 28 anni, ormai quel momento è anche consegnato alla storia, e quindi far capire comunque a questi ragazzi quanto sia importante conoscere la nostra memoria per capire il presente e per poter immaginare il futuro, un futuro che deve farsi forza della memoria, anche dei momenti drammatici, tragici, che hanno attraversato la nostra Repubblica, e penso che quello della strage di Capaci, veramente, come lei ha raccontato, fu qualcosa che cambiò radicalmente una traiettoria, sia a livello dello Stato italiano, ma anche a livello personale, individuale, coloro che l'hanno vissuta, guardata, vista, i cittadini di allora, no? Che dopo la strage di Capaci, per la prima volta veramente scesero per strada, stesero i lenzuoli bianchi a Palermo dalle finestre, insomma ci fu una reazione positiva anche dei cittadini, no? E far capire ai ragazzi come quel momento, un momento veramente di grande tensione, abbiamo attraversato veramente una situazione che, come diceva lei, già con l'omicidio di Salvo Lima, e ricordo Salvo Lima era esponente della Democrazia Cristiana, considerato il plenipotenziario di Giulio Andreotti in Sicilia, già quello aveva simboleggiato un significato chiaro che la mafia inviava probabilmente alla classe politica, che tutto stava per cambiare. E poi, ecco, questa è la domanda. Proprio in quel marzo, mi sembra, lei che era ministro dell'interno ricevette, diciamo, da una fonte confidenziale una lettera che preannunciava qualcosa di molto grave, e che lei decise con grande coraggio di rendere pubblica questa lettera di fronte al Parlamento. Ci può ricordare questo passaggio di questa, che poi fu attaccato, anche venne considerata una patacca questa dichiarazione, che poi si rivelò invece purtroppo profetica. Sì, io due cose vorrei dirle. Sì. La prima, ai giovani bisogna anche raccontargli per tabulas che Falcone non ha avuto la vita facile. Oggi è osannato, io da quella sera l'osanna è cresciuta. I giorni prima il Consiglio Superiore della Magistratura, la commissione che doveva esaminare le candidature per il procuratore generale antimafia, aveva bocciato Falcone. E Falcone era stato chiamato a difendersi di fronte al commissione disciplinare del Consiglio Superiore in ordine ad aver tenuto nel cassetto denunce e processi che riguardavano uomini potenti. Quindi la prima cosa è che tutte le misure, le legislazioni che noi ponemmo e che erano
il frutto di un dialogo con Falcone e dell'esperienza che Falcone aveva introdotto poi nell'azione giudiziaria, non sono conquiste calate dall'alto, sono battaglie e non bisogna mai rassegnarsi. Lo dico ai giovani perché col messaggio oggi sembrerebbe quasi delle manifestazioni che era tutto facile, che in quel momento Falcone era simbolo. No, lo dobbiamo dire con chiarezza. La seconda questione. Io non avevo una lettera. I servizi e il capo della polizia mi avevano presentato un dossier con una serie di elementi, non uno. Tra questi c'era anche una dichiarazione fatta a un giudice a Bologna da parte di un noto depistatore di quegli anni, Ciolini, che però a me non era stato né al capo della polizia detto il nome. Ma non è importante, è insignificante. Il problema era l'insieme. Noi, quella poteva essere una delle condizioni, ma perché divenne ed esplose? Questo era dentro sempre una manovra. Il momento in cui andavo alla Camera a riferire, e avevo chiesto io di riferire, e aver detto un ministro di fronte a quei documenti, a quelle carte, ha la coscienza e il dovere di alzarsi e andare in Parlamento e di mettere nella sede più alta della rappresentanza politica del Paese, mettere le carte come sono e dire: guardate che una lotta dura porta conseguenze terribili. Non possiamo fare finta di niente. Questo resta come problema ed è l'ultima cosa che dico, che anche lei prima sottolineava. Noi non ci rendiamo conto che la criminalità organizzata in questo momento nel mondo, la rete, di cui in particolare la 'ndrangheta italiana ha un peso, ma la insieme mafia, che cosa? La mafia non è un'organizzazione criminale pure semplice. La mafia ha come obiettivo quello non di distruggere lo Stato, ma indebolirlo, corromperlo, penetrare dentro con gli uomini e quindi riconfigurare gli Stati. America Latina è centrale, ci sono fatti raccontati, l'arresto di un boss viene bloccato dalla popolazione di fronte all'arrivo delle forze dell'ordine, viene impossibilitato ad essere arrestato. Nell'America Latina noi abbiamo visto tanti film girare in questi, e beh, se uno li va a vedere con attenzione si accorge che c'è un processo a cui deve rispondere, perché è una noi facemmo per primi in Italia la legislazione antiriciclaggio, non esisteva nel 91 con Falcone e con il comandante generale allora della Guardia di Finanza, una legge, e aprimmo la strada in quella direzione. Non c'era a livello europeo e a livello mondiale ancora stato un pronunciamento in quella direzione. Quindi io non ho una tendenza ad allarmare, per cui quando viene il nome di Ciolini, il Corriere della Sera riportò la battuta che poi è diventata
corrente, cioè dico una patacca. Vivendo a Roma da tantissimi anni, vedo che capisco subito il significato vero e profondo, che tu sei un imbecille che vai dietro le patacche. No. Queste sono anche le sofferenze che ciascuno è disposto, deve accettare, no? Perché tante volte non si riesce a capire così che le manifestazioni, tutto con Falcone aveva un uomo di una straordinaria umanità, di una straordinaria serenità all'esterno, un uomo di grande sofferenza interiore, soprattutto quando non veniva riconosciuto quello che lui sosteneva, che occorreva fare una mobilitazione generale del paese e dei paesi intorno a questi. Lui aveva sollecitato, poi avvenne la riunione dopo la morte, cioè aveva sollecitato una riunione a livello mondiale dell'ONU per far prendere coscienza agli stati che questo non è un gioco, non è una criminalità ordinaria, è qualcosa di più profondo. Per fortuna alcune cose, alcune punte in Sicilia sono state tagliate, però non facciamoci illusioni. Cioè, il pericolo è dietro l'angolo, perché il denaro facile, la corruzione, cioè tutto quello che accompagna il processo, quando parliamo dei paradisi fiscali nel mondo, quando parliamo di queste cose qui, parliamo di un pericolo importante. Io chiudo su questo. Io ricordo che a Milano Boccassini aveva fatto un'inchiesta sull'autoparco, scoprendo la presenza e l'intromissione nella vita della criminalità milanese, della mafia, no? Dell'Ndrangheta. E io mandai degli ispettori al comune di Milano e fui attaccato dai grandi giornali. Milanese, ma come Milano, la mafia, ma che sta raccontando questo qui, questo matto qua che circola libero in Italia, no? Dice, in fondo, io gli chiesi una cosa, scusate, ma voi pensate che il denaro della criminalità venga reinvestita nel paese siciliano? Che è partito dove c'è l'alta remunerazione, dove il denaro entra subito nel circolo dallo sporco al pulito, viene ripulito immediatamente. Presidente, a tal proposito mi è venuta in mente una frase di Leonardo Sciascia, sì, che appunto ricordiamo che è stato deputato del Partito Radicale dal 1989-1983, sì. Lei l'avrà conosciuto personalmente. Sì, l'ho avuto collega. E lui disse, lui era siciliano, sì. Conosceva molto bene la sua terra e i suoi concittadini e conterranei. E lui diceva, dalla Sicilia, la linea della Palma va al nord. Lui diceva che la linea della palma, che è la pianta, no, simbolo della Sicilia, andava verso nord, andava verso Milano. E quindi in realtà, anche se lui queste cose le diceva sia a livello di impegno civile sia nei suoi romanzi, il suo apporto per comprendere il fenomeno della mafia fu molto importante, quindi a dare manforte alle sue parole volevo citare Sciascia e volevo recuperare visto che abbiamo fatto recentemente una conversazione anche con Claudio Martelli, che all'epoca era il ministro della giustizia, grazie giustizia,
Ebbene, abbiamo sottolineato come quel momento, stiamo parlando appunto da marzo 92 in poi, l'Italia stava attraversando a livello politico una fase di passaggio molto delicata. Prima di tutto, come ha detto lei, c'erano le elezioni in corso, c'era la campagna elettorale, quindi c'era un governo transitorio, diciamo, no? Non nel pieno delle sue funzioni, eccetera. Nel frattempo, l'allora capo dello Stato, Francesco Cossiga, a un certo punto si dimise, e quindi questo prima di Capaci, Quindi anche lì si creò un'ulteriore fragilità istituzionale, e infatti il Parlamento, quando ci fu la strage di Capaci, quando morì Giovanni Falcone, gli uomini della scorta, eccetera, era impegnato nelle votazioni per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che non riusciva a trovare una soluzione. Si protraeva di votazione in votazione, ma non si riusciva a trovare un accordo non si riusciva a trovare un nome. E la strage di Capaci, come primo atto politico, secondo me, che provocò, a parte l'intervento suo del ministro Martelli, il vostro andare immediatamente in Sicilia, il terrore di questa situazione, perché l'attentato fu eclatante, cioè potevano ucciderlo in vari modi, tra l'altro Falcone abitava a Roma, avrebbero potuto fargli un attentato, magari invece vogliono fare qualcosa di maestoso, di eclatante, che risuonasse. Infatti i giornali intitolarono il secondo tentativo dopo, Palermo come Beirut. Sì, tra l'altro, a proposito di come Falcone soffriva di tante invidie intorno a sé, chiamiamole così, lui nell'89, Giovanni Falcone, aveva già subito un attentato che però non andò a buon alla Daura. Daura, nella casa al mare, e ebbero, io me lo ricordo perché leggevo i giornali, che ebbero il coraggio di dire che Falcone se l'era messo da sola la dinamite, il tritolo, quello che fosse, che praticamente si era costruito un falso attentato per mettersi al centro dell'attenzione e quindi per far capire il clima che girava intorno al magistrato e anche rispetto a quello che aveva fatto appunto con il maxi processo negli anni '80. E quindi ecco il risvolto. Professor Segneri, sì. Voglio sottolinearle una cosa, no, scusi se l'interruzione, perché poi quando ci fu l'attentato a Capaci, io posi, noi eravamo un governo, come lei ha detto, che era dimissionario perché c'erano state le elezioni e si stava andando verso l'elezione del nuovo capo dello Stato e del nuovo governo. Bene, il governo era in ordinaria amministrazione, non poteva prendere nessun dei provvedimenti decisi. Io chiesi al capo dello Stato, insieme a Martelli, chiedemmo al Presidente del Consiglio di adottare un decreto legge di grande durezza. La storia del carcere duro, del 41 bis, fatto lì l'8 di giugno del 1992, cioè con un governo in ordinaria amministrazione, era sullo schienale della incostituzionalità, perché un governo che non può prendere provvedimenti di quella portata. E se lei ricorda, poi il Parlamento tolse una serie di misure che noi avevamo anche introdotto e c'era stata una rivolta, avvocati, giudici, in quella direzione. Ma noi dovevamo rispondere alla mafia non soltanto dicendo faremo, ma lo facciamo anche in una condizione di questo tipo. Quando si discute anche adesso del 41 bis, attenzione, non è fatto per dare afflizioni ulteriori ai carcerati, ha un solo
grande significato di tagliare i collegamenti tra il carcere e la vita normale. La mafia continuava a gestire gli affari dall'interno del carcere. Questo è documentato. Allora non manovriamo con superficialità. È una cosa dura, una questione di una delicatezza estrema, ma prima di far questo, di mettere mano e alleggerire, bisogna guardare bene cosa stiamo facendo e cosa si sta facendo. Nel suo articolo, Presidente, lei cita anche una relazione antimafia con il Presidente Cattanei. Del 72, infatti. È una cosa, giusto per parlare di storia di questo paese. Sì. E in questa relazione, che contiene peraltro anche le audizioni dell'allora colonnello Dalla Chiesa, di personaggi come Macaluso, insomma, coinvolti nell'amministrazione in Sicilia e quindi ascoltati per quello che appunto accadeva. Già si dice che ci sono questi fenomeni mafiosi che si sono infiltrati nello Stato, nelle autorità locali. Si lancia questo allarme, però questo allarme evidentemente nel 72, insomma molto tempo fa, non viene preso dalla politica. È un po' questo quello che Falcone, tra l'altro, dopo molti anni lamentava, non era stato preso sul serio. No. E quello che volevo chiedere, sì, parlando, prendendo spunto dal 41 bis, quindi da tutta la parte della lotta alla mafia che riguarda la repressione, però Falcone era anche interessato al coinvolgimento della società civile, cioè alla consapevolezza, al coinvolgimento delle persone, la famosa anche iniziativa poi che verrà presa della giornata antimafia. E quello è un occhio verso la prevenzione, qualcosa che possa far cambiare un po' quel connotato quasi, potremmo dire, culturale, etnico, insomma, da cui è nato questo fenomeno. Vede, la mafia cosa fa nei confronti degli uomini, dello Stato, delle istituzioni? Li tenta di delegittimarli, di isolarli. Questo Falcone lo dice con estrema franchezza in più occasioni nel libro poi alla Padovani. Questo è importante, perché fa questo per rendere di fronte ai cittadini solitari. Sia Cattaneo sia non è la stessa cosa per della Chiesa, cioè noi ci troviamo di fronte ad una situazione nella quale o c'è il coinvolgimento del paese e gli uomini che sono in trincea sentono la solidarietà, che c'è una volontà del paese di cambiare e di cancellare questo. Non, certamente non possiamo cancellare dal mondo il malaffare o la criminalità, ma il problema è non questo, ma di cancellare quel tipo di organizzazione criminale. Questo è il punto. L'estirpazione totale no, è un sogno, ma c'è un dato, quello di abbattere un tipo di organizzazione. L'organizzazione che è una antistato, è un'organizzazione che tende a rendere debole lo Stato e poter fare i loro affari. È la ragione per cui bisogna lottare all'infiltrazione nell'interno delle istituzioni. Ora, questo cammino è un cammino che va preso dai giovani della scuola, cui diceva il professore, cioè va e gli va inculcato dentro una cultura della legalità, una cultura della solidarietà. Io ricordo
che noi facemmo, e Falcone fu presente e relatore, decidemmo di porre di fare ogni anno un seminario sulla cultura della legalità. Da dove cominciamo? Una volta sola si è fatto. Dove partì questa iniziativa, la prima seduta in cui poi vennero il capo dello Stato, il presidente del Senato, della Camera, ma vennero i sindacati, vennero le associazioni, quale fu la prima sede? Fu in Vaticano e fu Giovanni Paolo II ad aprire con un discorso sulla legalità e quello che poi è stato l'appello durissimo che lui ha fatto a Palermo contro la mafia quando gli ha detto pentitevi, cioè dico è intervenuto tagliando una tradizione e una cultura di lassismo. E Paolo, guidaci verso la chiusura. Allora, anzitutto raccolgo questo invito e mi rivolgo a tutti gli studenti che stanno seguendo questa conversazione e approfitto della citazione del presidente Scotti per dire per quest'estate se volete un consiglio leggete il libro di Giovanni Falcone a cura di Marcel Padovani, Cose di Cosa Nostra, perché quello è il primo passo per costruire qualcosa dentro la coscienza di ciascuno e come si dice spesso, no? Un esercito di maestri, di professori che possa creare una coscienza anche nei ragazzi, nelle nuove generazioni, probabilmente anche per chi non era ancora nato nel 92, rileggere le pagine di Giovanni Falcone del libro di Marcel Padovani può essere il modo migliore per sentire quanto è vivo il suo discorso di Falcone e che non è scomparso sotto il tritolo di Capaci, ma è sopravvissuto, no? Le sue idee anche di riforma della giustizia, del CSM, eccetera, sono ancora vive. Purtroppo stiamo ancora discutendo di quelle cose lì. Volevo chiudere ovviamente ringraziando il presidente Scotti e dicendo che mi ricordo, facciamo una citazione per i radicali in ascolto, mi ricordo che alla fine con la strage di Capaci il Parlamento elesse Oscar Luigi Scalfaro Presidente della Repubblica. E tra l'altro Pannella raccontava sempre che lui effettivamente tra i promotori ha tirato proprio fuori il nome di Scalfaro, anche perché Scalfaro è stato ministro dell'interno del governo Craxi, quindi convinse anche Craxi in questa operazione. Poi anni e anni dopo Pannella stesso ha detto se c'è qualcuno lassù, se c'è un Dio, tanti peccati mi dovrà perdonare. Ma sono sicuro che questo di Scalfaro non me lo perdona. Ora tutte e due sono in cielo per chi ci crede, però è interessante anche sul piano politico comprendere come quella strage ebbe una ripercussione nel Parlamento anche per la scelta del nuovo Presidente della Repubblica. Non è una cosa da poco, è una cosa che è importante comprendere anche per capire insomma quanto è importante avere delle istituzioni che siano non deboli, ma istituzioni solide, che abbiano capacità di funzionare, di decidere nei principi della nostra Carta Costituzionale e di mantenere sempre comunque una propria forza, perché per fronteggiare problemi come quello della criminalità organizzata nelle sue varie addentellati, dall'Andrangheta, dalla Cosa Nostra, eccetera, c'è bisogno di uno Stato che abbia le credenziali, la forza, l'autorevolezza, la credibilità, l'attendibilità per fronteggiare un fenomeno del genere, come tanti altri problemi che ci attanagliano.
Ecco, quando le istituzioni sono deboli, quando tutto diventa farraginoso, quando insieme ai partiti storici si butta via anche la cultura politica e si buttano via anche le culture politiche, quando le nuove classi dirigenti e politiche non dimostrano di avere in sé quella memoria fondamentale per costruire il futuro e per comprendere il presente, quando succede tutto questo è sempre difficile poi affrontare i problemi, le difficoltà e le sfide dei tempi, perché non si ha l'attrezzatura, la strumentazione, la cultura politica. Quindi io credo che l'insegnamento che mi viene oggi da trasmettere e che ho capito dalle dichiarazioni, comunque da quanto ha detto il presidente Scotti, è che la politica è cultura e le culture politiche non possono essere buttate al macero come sta accadendo oggi. A volte si dice si butta il bambino con l'acqua sporca. Noi abbiamo buttato il bambino, abbiamo tenuto l'acqua sporca. Guardo, secondo me c'è molto da investire sui giovani, sulle scuole, sull'università, sulla formazione, sull'educazione. Questo è il modo migliore per fronteggiare la criminalità organizzata, la mafia e cercare di costruire un futuro migliore. E questo parte se c'è una classe politica all'altezza della situazione, che abbia cultura politica, memoria e forza di carattere proprio in virtù del proprio cammino, del proprio percorso, anche di cadute, da cui si rialza per andare avanti. E questo è l'insegnamento di Falcone, che diceva: tutti abbiamo paura. Chi non ha paura non è coraggioso, chi non ha paura è il temerario, è l'incosciente. Chi è coraggioso, diceva Falcone, ha paura, ma ha anche la forza e il coraggio di affrontare la propria paura ed andare avanti, superarla e trovare quindi il coraggio di trasmettere forza a se stesso ma anche agli altri. E di questo sono sicuro, Falcone resta nell'imperitura memoria della nostra storia repubblicana. Perfetto, grazie. Con queste parole possiamo chiudere. Io ringrazio il presidente Vincenzo Scotti, presidente della Lincoln University. Ringraziamo anche Pierpaolo Segneri, professore, che ci aiuta in queste interviste di valore storico e culturale. Grazie a voi tutti, seguiteci, metteremo ovviamente il link anche dell'articolo da cui abbiamo preso le mosse questa sera. Grazie a tutti e continuate a seguirci. Grazie a tutti a voi. Grazie, grazie, grazie. Presidente.